Ciao popolo Lega Nerd, sono a Milano, precisamente nella stazione centrale, nella sala grande, questa sala nascosta, segreta e un po' magica qui alla stazione centrale di Milano. Sono appunto arrivata qui per un evento molto magico e speciale, che è un evento che riguarda Harry Potter e il mondo degli audiolibri di Audible. Audible, in occasione del suo primo audiolibro con Harry Potter e la pietra filosofale, ha fatto questo magico evento con protagonista Francesco Pannofino, che è stato appunto il narratore di tutti gli eventi, anche di tutti i personaggi che potete ascoltare anche voi molto presto su Audible. Ho intervistato per voi Francesco Pannofino, che ci ha raccontato un po' di questa esperienza con Audible e anche della sua esperienza nel doppiaggio. Ovviamente è uscito fuori anche un po' il suo lato da René Ferretti, quindi siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. Prima di tutto la domanda ovviamente è su Audible, com'è stata questa esperienza con Audible e passare da essere un doppiatore a un narratore, che in realtà sono cose un po' diverse? Intanto ringrazio Audible che mi ha chiamato e mi ha dato l'opportunità di vivere questa bellissima esperienza, di leggere la versione integrale di tutti i libri di Harry Potter. A parte che a me è sempre piaciuto leggere ad alta voce, fin da bambino mi prendevano a scuola per leggere e quant'altro, quindi mi sono divertito, certo è un lavoro, è faticoso, però è una fatica serena, nel senso che ho avuto l'opportunità di leggerli tutti attentamente i libri. Devo dire che ne ho apprezzato molto lo spessore narrativo, perché oltre alle magie, alla grande fantasia che c'è nei libri di Harry Potter, è chiaro che non sarebbe stato così importante, non avrebbe avuto tutto questo successo se non ci fosse stato anche lo spessore di raccontare l'umanità, i caratteri umani, i rapporti, i sentimenti, tutto quello che fa parte di noi esseri umani è tutto nel libro di Harry Potter. Non si parla solo di maghetti e streghette e fantasie e magie, ma ci sono molti settori in cui si racconta proprio l'umanità, l'essere umano, con le sue debolezze, le sue meschinità, ma anche le sue grandezze, la nobiltà d'animo, eccetera. L'eterna lotta tra bene e male, quella naturalmente è sempre presente, e poi devo dire che sono disegnati i personaggi in maniera straordinaria, perché te li immagini proprio mentre leggi. Non solo perché hai visto i film, ma proprio te li immagini mentre leggi. Io almeno mentre leggevo, mentre leggo, immagino e vedo la storia che sto raccontando. In questo modo spero che la vedano anche gli ascoltatori. Naturalmente sì, dicevi del doppiaggio, il doppiaggio è prima di tutto sei supportato dall'immagine e dall'interpretazione già fatta, devi dare le stesse emozioni in un'altra lingua, che non è facile, però insomma è un mestiere in cui in Italia siamo abbastanza bravi. Ma poi l'audiolibro, riuscire a stuzzicare la fantasia degli ascoltatori è bello, perché è come dire una favola a un bambino che ti sta ascoltando con gli occhi così e si immagina tutto quello che tu gli racconti. Io spero di raggiungere questo obiettivo con la mia voce, e spero soprattutto che l'audiolibro in Italia prenda piede più di quanto non sia adesso, perché credo che sia un ottimo strumento di comunicazione e anche per far sognare, far fantasticare. Sono tutte cose belle che aiutano a vivere meglio. Qual è la sua esperienza proprio personale di questo passaggio che abbiamo avuto in questi anni, dal libro cartaceo al Kindle, quindi il libro digitale, e adesso all'audiolibro, una storia che ti viene raccontata, che pure in realtà a me ricorda un po' il mio passato da bambina, perché mi ricorda il cantastorie, la cassettina che mettevi. Vedi, se ritorno alle tradizioni con la tecnologia moderna, mi sembra un binomio assolutamente vincente. Penso di sì, penso che il libro, oltre a leggerlo, che è bello anche leggerlo, però ascoltarlo possa essere un'emozione ancora più forte. Davvero spero che si possa fare. Tu hai detto che da bambina ti ricordavi il cantastorie, ecco, mi fa piacere se uno mi definisce un cantastorie, perché è bello raccontare è molto bello. Perché poi, ripeto, far fantasticare, far scatenare la fantasia. In qualche modo può anche incentivare forse la lettura, visto che qui in Italia leggiamo veramente molto poco. Sì, può dare una mano in quel senso. perché comunque ascolti una voce che ti racconta quello che tu magari in quel momento stai leggendo e forse ti viene voglia di leggerne un altro. No, forse, speriamo che sia così, no, credo che sia così, perché insomma l'editoria in Italia ha bisogno anche di essere rafforzata, perché so che non vanno bene le cose. Ora farò una domanda un po' all'amarturno, attore, doppiatore, narratore, ma cosa vuole fare davvero da grande Pannofino? Quello che faccio, quello che volevo fare da bambino, che poi ho fatto da grande, che è abbastanza una soddisfazione riuscire a fare il mestiere che uno voleva fare da bambino, no? Beh, sono tre modi diversi di comunicare, però poi alla fine più o meno è sempre lo stesso, cioè per quanto mi riguarda, sempre battute devo dire o leggere o dire a memoria o fare teatro davanti al pubblico, oppure fare un film dove una scena la rifai 20 volte, oppure leggere un libro e fare ascoltare la storia e divertirsi anche a fare i personaggi, perché Harry Potter è pieno di personaggi, quindi bisogna avere anche un bagaglio vocale abbastanza forbito. Penso di esserci riuscito, poi mi sono anche lasciato andare al mio istinto, come mi veniva l'ho fatto e mi sembra che vada bene da quello che ho capito. Tra tutti i personaggi che li ha doppiato, grandi attori e grandi personaggi, ce n'è uno che le è rimasto di più nel cuore, che ha segnato di più magari anche la sua carriera? Ne ho doppiati tantissimi, veramente non potrei chiedere altro alla fortuna. Devo dire poi George Clooney e Denzel Washington sono gli attori che ho doppiato più di tutti, però voglio dire Daniel Day-Lewis, ma anche Tom Hanks in Forest Gump, un'altra cosa che mi è piaciuto fare. Posso dire che lei ha doppiato anche Antonio Banderas? Sì, Banderas l'ho fatto, quindi insomma sono contento. No, poi tra l'altro facendo il doppiatore con queste grandi star anche involontariamente un po' carpisci qualcosa, come lavorare con gli occhi, per esempio al cinema. Sono persone che sanno fare bene il loro lavoro e devo dire che siamo un po' cresciuti insieme, insomma, sono tanti anni che li doppio, quindi insomma, sono contento. Ultima domanda un po' anche scontata, ma René Ferretti come l'avrebbe doppiato Harry Potter? No, René Ferretti non l'avrebbe doppiato, avrebbe detto non ce n'era un altro per fare il suo ruolo, proprio questo ragazzino qua dovevate prendere, vabbè, vai bene tu, dai, basta che giriamo, famola a cazzo dei cane. Nel caso di Harry Potter è anche più divertente e più stimolante cercare di raccontare e di emozionare attraverso il tono della voce. Io ci provo almeno, speriamo di riuscirci.